a tutti, se siete capitati sul mio video per caso, come sempre rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto e scrivere nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Pace, si leggo! Credevo che sarei morta lì dentro. Cos'è successo nell'accampamento? Kaire! Ehi, ho capito perché accetti queste missioni. I banditi non oppongono nemmeno resistenza. E c'è del vino! Ma non è granché. Sei qui per vedere un professionista al lavoro, Barnaba? È vino e fiori di loto. I banditi sono stati drogati. Sento bene. Fermo! Quella è la mia cara Leda! Hai bevuto il vino a loto, Barnaba! Forza, vecchio! Torniamo a casa. Come ti senti? Non importa! Gli dèi mi hanno mostrato una visione! Hai nominato una certa Leda. Gli dèi me l'hanno mostrata. Leda era mia moglie. Sei sposato? Credevo di averla persa molto tempo fa, ma l'ho vista nella visione. È viva! Dobbiamo trovarla. Ti aiuterò a trovarla, ma una visione non è molto su cui lavorare. C'erano tre visioni. Leda nutriva un ciclope in una buia grotta dimenticata. Ma poi l'ho vista bere vino con una strega. Infine l'ho sentita cantare come una sirena. Riguardo la visione del ciclope. Sì! Toosa e Poseidone mi hanno preso per mano e mi hanno condotto nel cuore delle grotte di Anafi. Lì ho visto Leda nutrire un giovane ciclope. Quindi Leda beveva vino con una strega? È stata Psiche a mostrarmelo. La strega e Leda erano amiche. Bevevano vino insieme a notte inoltrata. Sullo sfondo ho visto le rovine dell'isola di Paro. Hai detto sirene? Persefone mi ha mostrato un muro dipinto dietro cui si nascondevano delle sirene. Leda era in trappola. Demetra mi ha avvertito con voce di madre. Non avvicinarti o il canto corromperà la tua mente. Un buon consiglio da parte tua e di Demetra. Ma cosa posso usare?
Allora mi credi? Tieni, usa questa. Cera d'api. Se Leda è viva, la troverò. Per gli dèi, che profumo. Essere il posto giusto. Avvicinare, per favore! Vieni dove c'è la luce! Ora! No! Non vedere me! Io diverso! Non sei l'unico. Per tutta la vita mi hanno attaccato per quello che sono. Come altri, tu come me, amici. Io Polifemo, tu Scricciolo. Sì, Scricciolo. Polifemo, cerco una donna che è stata qui. No, amici, da molto tempo. Tu aiuta a fare amici. Amici pescare insieme. A te piacere pesce? Allora, io ti do un amico con cui andare a pescare e tu mi aiuti a trovare la donna che cerco. Bella spiaggia! Scricciolo vedrà! Piacerà a Scricciolo! Andare ora! Polifemo è importante. La donna si chiamava Leda. Scricciolo sciocco! Donna no, chiamare sì. Non sei per niente come il ciclope di Cefalonia. Lui aveva un occhio vero e uno finto. Ed era cattivo con Scricciolo. Cattivo!
cattivo con scricciolo! Cosa tu ha fatto? Ho infilato l'occhio finto nel culo di una capra. Scricciolo buffo! Uomini cattivi, odiare Polifemo! Ecco, ragazzone, ora la spiaggia è tua. Pesca finché vuoi. Scricciolo, piacere, spiaggia. Dipende dai punti di vista, ma... sì, direi che è proprio bella. Ma ancora no, amici. Beh, ho la forza di 10 guerrieri. Potrei sollevare un'intera montagna. Forte come Polifemo. Tu attento, non rompere cose piccole. Altre cose? Niente mi rende più felice che fare baldoria. Bere e cantare fanno bene allo spirito. Un amico! A Polifemo piacere canto! Altro? Non mi sono mai fidato di nessuno quanto mi fido di Barnaba e della nostra ciurma. Spero che il lavoro non mi abbia allontanato da loro. Scricciolo avere male dentro, come Polifemo. Per te... ma è bellissima, ragazzone. Altro dono per Scricciolo. Spezie di bella donna con occhi verdi. Unico dono Polifemo mai ricevuto. Potrebbe essere proprio quello che cercavo. Quindi, hai una spiaggia per pescare? Manca solo amico. Non posso restare qui, ragazzone. Ma se incontrerò qualcuno a cui piacciono la pesca e la poesia quanto a te, lo manderò qui. Ci sono. Ehi! Questo suono. Ci sono delle sirene vere qui.
Mi metterò la cera nelle orecchie per sicurezza. Ti prego, non farci male! Non voglio farvi male, ma liberarvi. Cosa fate qui? Ah, per tutta la vita ho sentito storie sul canto delle sirene. Un suono così dolce che gli uomini morirebbero per ascoltarlo. La vita è noiosa per un pescatore che ama la poesia e la musica. Sei qui per tua scelta. Io non sapevo a cosa andavo incontro. E quando l'ho capito, era troppo tardi per fuggire. Ho trovato questo Aulos. Ti dice qualcosa? Quello era speciale. L'hanno rubato alla donna che è fuggita. Ma è stato molto tempo fa. Questa tomba è piena di donne assetate di sangue. Chi sono? Nessuno parla. Prelevano il mio sangue, lo fanno bollire e lo bevono. Urlano nella notte per i loro rituali. Sono stanco, non dormo mai. Ti prego, salvami. Quindi, cos'è che fai qui? Ah, per tutta la vita ho sentito storie sul canto delle sirene. Un suono così dolce che gli uomini morirebbero per ascoltarlo. La vita è noiosa per un pescatore che ama la poesia e la musica. Sei ossessionato dalla poesia e sei un pescatore. Ho l'occasione giusta per te per avere entrambe le cose senza essere trattato come un animale. Oh, qualsiasi cosa è meglio di questo. Vediamoci alla mia nave, la Drestia. Te lo prometto, non resterai deluso. Era da tanto che qualcuno non era gentile con me. Ti ringrazio. Qualche novità sulla mia Leda? Nella grotta c'era un uomo. Aveva queste spezie con sé. Ah, la mia Leda! Credi che l'uomo che hai trovato fosse un ciclope e che lei abbia preparato un elisir con queste spezie per fargli crescere un secondo occhio? Barnaba, su Anafi non c'erano più ciclopi di quanti ce ne siano a Cefalonia. Abbi fede, amico mio. Leda è stata lì. Ho trovato questo Aulos su una sirena. Se così si può chiamare. Un Aulos! Mia moglie li adorava. Scommetto che ha imparato a suonarlo per aiutare le sirene ad attirare gli uomini verso la morte. Sarebbe da lei. Scommetto che Leda e le sirene erano buone amiche. Lei era così affascinante. Le sue canzoni funzionavano sempre con me. Qu-
Quindi Leda beveva vino con una strega? È stata Psiche a mostrarmelo. La strega e Leda erano amiche. Bevevano vino insieme a notte inoltrata. Sullo sfondo ho visto le rovine dell'isola di Paro. Se Leda è viva, la troverò. Forza, unisciti a me. Forza. Devo parlarne. Andiamo, andiamo. Ti do il benvenuto al mio impero, viandante. Io sono Circe, l'imperatrice delle oceanine. Tu vivi qui? Ma che maleducata. Il lungo viaggio ti avrà stancato. Ho del vino, se sei così gentile da andare a prenderlo. Ti sposta al momento. Verrò volentieri. Vado a prendere il vino. Dio, che sera. Questo giocattolo ha dei segni di denti. Sembri deliziosamente assetato. D'accordo, imperatrice. Beviamo. Sì, bevi il tuo ultimo calice. Esala il tuo ultimo respiro. I miei sudditi hanno fame. Testa. Vieni, la caccia chiama. Circe! Ti faccio a pezzi e ti do in pasto ai tuoi animali! Come ho di sfidare un'imperatrice? La
strega redige una lista di nomi e di trofei. Questo bracciale apparteneva a una lega. Qualche novità sulla mia Leda? Ho trovato questo bracciale e parecchi maiali. Ho una spiegazione. Era di Leda che è stata trasformata in un maiale da Circe. Quando è tornata ad essere una bella donna, l'ha donato a Circe in suo ricordo. Hai ragione come sempre, vecchio amico. Significa che presto troveremo Leda, credo. Credi bene, gli dèi non mentono mai, a parte Dolo e Apate, ma non pensiamo a loro. Tutto questo per un bracciale, un aulos e delle spezie. Ma guarda! Conosco bracciali del genere, li indossano le donne delle piane assediate. Queste spezie provengono dalle terre di Demetra. Il Laulos è opera di un artigiano del Monte Parnete. Tutti i luoghi dell'Attica. La grotta! Sono tutti luoghi vicini all'ingresso per l'oltretomba. Non può essere una coincidenza. Sarà lì che si trova Leda. C'è solo un modo per scoprirlo. Andiamo. Molti mi avrebbero dato del pazzo, ma non tu. Sei davvero il mio più caro amico. Ma figurati. Ora troviamo tua moglie. Dimmi, che aspetto ha Leda? Era la donna più bella che abbia mai visto. Aveva capelli e carnagione scuri. I suoi occhi verdi brillavano come gioielli. E quando beveva combatteva come una dea. Sembra simpatica. Lo era, ed era molto di più, mio giovane amico, molto. Quanti cadaveri. È l'oltretomba. Alexios. Leda? Fermi! Fate un altro passo e vi uccido! Chi vi manda? Peleno? Anticle? Di solito chi mi minaccia non vive abbastanza da pentirsene! Non sei invecchiata di un giorno! Siamo nell'oltretomba! Leda, sono io! Mio padre si chiamava così, ma nessuno lo sa a parte me. Padre? Dimmi, ragazza, come si chiamava tua madre? Come me, Leda di Itaca. Avevi ragione, vecchio mio. Leda vive ancora, ma non come nelle tue visioni. Questa è tua figlia. È impossibile, non hai le prove. Ragazza, in un'altra vita io e tua madre navigavamo fianco a fianco. La notte in cui persi l'occhio, una tempesta ci fece naufragare contro gli scogli. Leda fu molto coraggiosa. Legò alcuni pezzi dello scafo rotto. Io la strinsi a me e le dissi: non smettere di remare finché non raggiungi la costa. Ah, lei ti ha raccontato la storia. Bene. Dopo tutto questo tempo, la mamma diceva che eri un re che morì combattendo l'Idra. Meriti di sapere
Mia madre è... Capisco. La piangeremo insieme. Mi dispiace interrompere, ma... Leda, ci hai minacciati con una lama. E c'erano dei cadaveri. Quando mia madre morì, ereditai la fattoria. Degli spasimanti volevano sposarmi per la mia dote, ma ai miei continui rifiuti decisero che sarebbe stato più semplice uccidermi. Ti sei difesa da sola? Ora noi possiamo aiutarti! Persone danno finché non avranno ciò che vogliono. Hai fatto due nomi. Peleno e Anticle. Vivono entrambi qui vicino. Posso mostrarvi dove? Andiamo insieme. Ah, con voi al mio fianco saremo inarrestabili. Giusto! Insieme! All'attacco! Ritroverò la mia Leda un giorno, nei campi dorati. Dimmi, si è mai risposata? Sì, con un brav'uomo. Era gentile. Sono contento. Ho pregato gli dei di concederle una vita felice se fosse sopravvissuta. Mi hanno ascoltato. Eccoli là! La mia vita e la fattoria di mia madre sono al sicuro. Grazie infinite a entrambi. E grazie a te per aver reso di nuovo felice questo vecchio. Ora pensiamo al vino. Ora che hai di nuovo una vita, cosa pensi di fare? Onorerò mia madre, proteggerò la fattoria e la nostra fortuna. Speravo che volessi seguire il tuo vecchio sulla Drestia. C'è una donna a bordo, Iola, che ho incontrato a Delo. Dovreste conoscervi. Gli dei vi hanno condotto da me per salvare questo posto. Non posso disonorare loro e mia madre andandomene. Ascolta un'altra persona che ha perso la sua famiglia. Non è un'opportunità che si presenta a molti. Segui tuo padre. Padre, la fattoria è tua. Un giorno, quando avrai navigato in tutto il mondo e vorrai una casa, ne avrai una. Etra stessa non brucerà questi granai. Saprò che sto compiendo il volere degli dei. Stai bene? È forte come sua madre. Non potrei essere più fiero di lei. Vorrei solo che cambiasse idea. Forse lo farà. Fino ad allora, ogni volta che passeremo di qui, faremo un salto a vedere come sta. E le diremo Kaire,